giro subito i complimenti che sono arrivati anche dallo studio a Juan, perché se l'Udinese ha mantenuto anche il passivo basso, merito anche delle tue parate, una in particolare molto complessa su Sanchez. Come hai visto il resto della partita? Perché è stata una partita difficile in cui spesso e volentieri l'Inter si avvicinava, ma alla fine non ha fatto tantissime conclusioni verso lo specchio. Sì, sapevamo che era molto difficile dal momento che siamo rimasti con un uomo in meno, ma sì, abbiamo provato di tenere la partita. Entro lo spettatore abbiamo detto che il nostro obiettivo era tenere la partita così e cercare di far danni quando avevamo la possibilità. Abbiamo avuto due o tre chance che non è entrata, ma io sono contento perché la squadra ha dimostrato che anche davanti alla difficoltà ci sta e fa grande cosa. Tu sei uno dei giocatori più vicini a Rodrigo De Paul, perché chiaramente avete condiviso tante avventure. Come l'hai visto in spogliatoio? Sì, lui era triste, sapeva che ha sbagliato, però ci sta, siamo tutti compagni, siamo tutti insieme fino alla fine. L'unica cosa è tentare di non ripetere quelle cose e basta, no? Non c'è più niente da parlare. Da questa prestazione, altra consapevolezza di poter battagliare per le prossime partite che saranno più alla portata dell'Udinese? Sì. Una squadra che dimostra di essere all'altezza di tutte le partite, contro tutte le squadre, in tutti i campi, anche fisicamente, si vede che si sta lavorando bene. Aspettiamo di tenere quello e dopo i risultati arriveranno, sono sicuro.